abitazioni con almeno una camera in più, bisogno di spazi aperti come terrazzi e giardini, grande attenzione alla sostenibilità economica e disponibilità a vivere anche fuori Milano pur di avere più spazio, sono alcune delle nuove esigenze che gli italiani hanno riguardo alle loro case, nuove abitudini che sono state analizzate dalla quinta edizione dell'Osservatorio Nazionale sugli Italiani e la Casa di BVA Doxa, risultati presentati a Milano con la partnership di FIMA, Milano Lodi e Monza Brianza, associazione degli agenti immobiliari aderenti a Confcommercio. Negli ultimi 3 anni ci sono stati una serie di cambiamenti, tra cui anche il tentativo di aumentare la dimensione delle unità immobiliari, perché è stata una grossa opportunità questa, anche dovuta alla finestra sui mutui bancari che erano a tassi veramente, credo, irripetibili nella storia, e quindi questa è stata un'opportunità per aumentare proprio le consistenze e anche a quel punto anche un po' il modo di abitare, quindi il layout interno degli appartamenti, e si è un po' affermato il concetto che il contenitore casa, che non è solo la casa in sé come unità immobiliare, ma è proprio il contenitore come condominio, è diventato un vero e proprio hub di servizi, perché all'interno di quello che sono gli spazi comuni condominiali oggi ci sono una serie di servizi, e sta diventando sempre più necessario all'interno delle grandi città dove avviene una grande attività di delivery o di consegna a domicilio, avere la possibilità di avere un portierato con spazi dedicati anche a questo tipo di attività. L'osservatorio, nato nel 2018, ha così evidenziato come nell'ultimo anno 1 milione di famiglie in più si è messo in movimento per cambiare la propria casa e 700.000 famiglie in più si è dotato di una seconda casa in affitto o in proprietà. Gli italiani cercano più spazi interni ed esterni, con un incremento del 36% che desidera una stanza in più e del 12% che vuole un terrazzo o un giardino, dichiarandosi disponibili ad allontanarsi dal centro pur di avere più spazio. C'è poi una maggiore apertura nei confronti di soluzioni innovative per l'approvvigionamento energetico, ma il dato più significativo è che il 68% degli italiani passa più tempo in casa facendo anche attività che prima non faceva, più 33% consuma il pranzo nella propria abitazione, il più 36% anche la cena, il più 42% spende il tempo in casa a guardare film e serie TV, più 31% a lavorare e il più 26% a fare fitness e tenersi in forma. È cambiato anche proprio la nostra prospettiva, vogliamo sempre più tempo per noi e tempo di qualità. E tutto questo è stato reso possibile anche dal maggior tempo che abbiamo passato in casa, e la casa è come se fosse diventata lo strumento che ci ha permesso di elaborare una nuova strategia per il nostro futuro, per il nostro benessere, per stare bene noi, le persone che ci circondano, la nostra famiglia, in una modalità nuova che abbiamo così chiamato del buon vivere.